Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con un episodio della nostra carriera allenatore con il nostro Fulham. Siamo nel mercato di gennaio, dobbiamo fare qualche acquisto per migliorare la rosa, ma probabilmente cercherò di prendere giocatori in prestito perché per un obiettivo di dirigenza dobbiamo chiudere con 20 milioni di profitto di mercato, quindi 20 milioni in verde e non 20 milioni in rosso come chiuderemo nel caso in cui andassimo a prendere un altro giocatore magari di valore. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente cercare qualche giocatore in prestito. Dove ci serve secondo me il prestito è nel ruolo di trequartista, perché se continuiamo a utilizzare il 4-3-4 qui Kearney, sì ok, è un ottimo centrocampista anche offensivo perché lo può fare benissimo, però vorrei qualcuno con più qualità, con magari un po' più di skill, un po' più di dribbling di Kearney, che è ottimo assolutamente, non lo metto in dubbio, però lo preferisco come mezzala magari da alternarsi a De Jong, McDonald e Sissé. Abbiamo Gomes che di qualità ne ha tantissima, però è ancora giovane, deve crescere, quindi vorrei prendere magari anche un altro giovane perché comunque dobbiamo risparmiare anche sullo stipendio, però già più pronto magari in prestito. Quindi se andiamo a vedere i giocatori da poter prendere nella nostra lista, ce ne sono qualcuno. Uno che mi avete consigliato è Musonda, che per FIFA può fare l'esterno destro e l'esterno sinistro, però per me può fare anche il trequartista, quindi può essere una buona idea. Fofana e Pineda magari in prestito possiamo provare a prenderli, però Fofana è più difensivo, Pineda è già più completo, però vorrei proprio uno che sia di suo un trequartista. Un'altra idea potrebbe essere Alegna, assolutamente da prendere magari in prestito, quindi uno tra Alegna e Musonda per il momento. Diop già non è trequartista, poi secondo me Vitigno non mi fido più di tanto, non è abbastanza pronto secondo me. Amiri potrebbe essere già pronto del Crystal Palace. Un altro che mi stuzzicava molto è Odegaard. Odegaard, dove sei? Eccolo qua, Martin Odegaard. È già un 76, quindi già prontissimo secondo me. 9.000 di stipendio a settimana, quindi uno stipendio molto basso pur essendo del Real Madrid. Io lo proverei a prendere, però c'è scritto questo giocatore è attualmente via in prestito, non è possibile intavolare una trattativa per una sua eventuale cessione, quindi se io contattassi per il prestito non potrei farlo. Ok, quindi un altro giocatore che potremmo andare a provare a prendere è Musonda, quindi contattiamo per il prestito. Ha acquistato di recente e non è intenzionata, benissimo, sarà difficile trovare un giocatore da poter prendere in prestito. Proviamo a prendere Alegna per il prestito. Non è testato a cedere il giocatore in prestito, puoi tentare di acquistarlo a titolo definitivo, quindi per il momento no, perché non abbiamo abbastanza soldi. Bene, praticamente nessuno in questa lista può essere preso per il prestito, la cosa mi fa più che piacere. Proverò a cercare qualche altro giocatore. Ok, l'unico è Tom Davies, quindi proveremo a prendere lui per in prestito, anche se ha uno stipendio abbastanza alto, quindi dobbiamo stare attenti. Proviamo a prendere lui in prestito, che comunque mi avete consigliato in molti, lo so, è un altro inglese, ma non troppo originale come nome, diciamo, anche se secondo me ci sta, dall'Everton un 74, proverei a portarmelo a casa per 2 anni di prestito, sarebbe perfetto. Sono d'accordo, un'ottima cosa, lo stipendio è di 46.000, dobbiamo dividerci lo stipendio, lui dice che 60-40 sia una soluzione equa. Non è male, non è male, 60% noi e 40% l'Everton. Io proverei a fare un 45-55, sarebbe ottimo. Ok, 45-55 va bene al Coman, quindi va bene all'Everton. E ci prendiamo Tom Davies per 2 anni, quindi quasi a titolo definitivo. Ed è un giocatore nostro, quindi ottimo. Arriva Tom Davies all'Everton per 2 anni, dovrebbe arrivare fin da subito. Eccolo qua, è un ottimo 74 con caratteristiche secondo me perfette, abbastanza veloce, un 81 di resistenza ottimo se vogliamo mettere fin dall'inizio della partita, 77 dribbling, 77 controllo palla, 80 passaggio corto. Secondo me come trequartista è tanta roba, l'unica cosa che gli manca è un po' il tiro. Proveremo a allenarlo, lo so che è in prestito, però voglio allenarlo lo stesso perché 2 anni per me sono tanti. E 1,80 quindi altino, può fare ovviamente il CC, ma un pochino più
secondo me, più offensivo di Carni lo è, perché non ha, ha un valore di difesa, secondo me, un pino più basso. E 3 stelle di impiede debole è già meglio rispetto a Carni, che ne ha solo 2. Quindi va per il momento in panchina, anche se potrei metterlo al posto di De Jong, insomma, dobbiamo vedere bene. In panchina al momento col posto di Deite, ma dobbiamo girare un po' tutta la squadra, lo sappiamo. Ok, partita importantissima, perché siamo nell'FA Cup, siamo contro il Bolton, dobbiamo vincere. Proviamo subito Davis lì nella tre quarti, con Carney, McDonald dietro di lui, Mollo, Fonte, Kluivert, Soares, Tanzebe, Jalot, Odoi, Drommel. Ottima formazione per un'ottima prestazione, speriamo. Eccoci qua con la grafica dell'Emirates FA Cup, Card Lane, Fulham, Bolton, una bella partita. Non sarà facile, lo sappiamo, che Bolton comunque è un'ottima squadra, che tra l'altro adesso ci andiamo a vedere insieme, perché sono molto curioso. Vediamo un pochino, il Bolton con Medine, Taylor, Vela, non è Carlos Vela per fortuna, Ameobi sulla fascia, e i due centrocampisti difensivi centrali non si possono leggere. Un altro Taylor, quindi una fascia di Taylor, Derek, Weather, Little e Howard, che non è l'Howard, cioè non penso sia... No, anche perché è T. Howard, questo è M. Howard. Una formazione comunque pericolosa, ma noi siamo più forti, dobbiamo vincere. Dai ragazzi. Eccolo qui, il filtrante subito per Kluivert, il tiro di Kluivert! La sblocca subito il Fulano alla prima azione, un ottimo filtrante. Non ho visto di chi, però nell'azione c'è entrato anche qui Tom Davis, guardate qui, con un ottimo passaggio. Qui di prima Fonte per Kluivert, che trova l'angolo più lontano. Un gran gol del nostro giovane olandese, che va per l'1-0. Buono qui Carne per Fonte, può tirare il tiro a giro di Fonte, che fa il 2-0, bellissimo palo gol di Fonte. Ragazzi, iniziamo alla grande in questa FA Cup, 2-0, targato Fonte, prima l'assist, poi il gol, grandissimo tiro a giro al limite dell'area, portiere non la può prendere, 2-0 ragazzi. Eccolo qui Ameobi, pericoloso sulla fascia, può cercare il cross in mezzo, ma c'è Drommel in sicurezza, fa ripartire i suoi. Lancio lungo per Fonte, c'entra una sponda, la palla arriva in qualche modo a Kluivert, anche se non l'avevo direzionata verso di lui. Kluivert se ne va in velocità, Kluivert indisturbato, vuole il 3-0 e c'è la doppietta di Kluivert. Mamma mia, ma questo Fulham così, 3-0 in 15 minuti, praticamente qualificazione già presa dopo un quarto d'ora, va bene ragazzi, va benissimo. Ancora un lancio per Kluivert. Kluivert prova a rientrare, ottimo il cambio di direzione, la palla è per Fonte. Fonte vuole la doppietta pure lui, sfiora il palo. Ma come è partito questo Fulham, assatanato. Ancora il filtrante di Fonte per Kluivert. Kluivert rientra alla grande, Kluivert con un altro driven shot e vabbè, 4-0, 25 minuti, partita chiusa. Tripletta di Kluivert, che già si porta a casa con 25 minuti, assurdo, incredibile. Nell'ultima occasione per il Bolton di questo primo tempo, il passaggio in mezzo, il tiro, Drommel con il piedone, non fa passare nonostante il 4-0, non si passa dal Fulham, non si passa dove c'è Drommel, che butta via la palla e probabilmente l'arbitro adesso fischierà la fine del primo tempo e si chiude sul 4-0, qualificazione già archiviata. Potrei fare anche i miei cambi, ma per il momento non ne ho bisogno, i giocatori sono ancora in forma, poi magari leveremo Mollo e Carne, che sono quelli più stanchi, ma andiamo nel secondo tempo con la convinzione di essere una grandissima squadra. Bello il lancio, ottimo Davis a cercare Fonte, Fonte aspetta, passa di là per Odoi passa in mezzo per Davis si gira bene. Ancora Davis, punta l'avversario, lo salta, il tiro di Davis ed è un gran gol di Tom Davis. L'ha cercato nel primo tempo, lo ha ricercato in questo secondo, ha trovato un grandissimo gol del 5-0 allo scadere, grandissimo Fulham. E finisce anche la partita su questo gol di Davis, con Kluivert che si porta a casa il pallone grazie alla sua tripletta, gol anche per Rui Fonte, insomma. Un ottimo Fulham che se ne va in questo turno di FA Cup e dovrebbe aver... diciamo rispettato gli obiettivi della dirigenza. Adesso andremo a controllare per sicurezza.
quest'oggi ci facciamo un'altra partita che sarà di campionato e poi chiudiamo nel prossimo episodio il mercato, dove dobbiamo cercare anche di vendere qualcuno. Intanto facciamo i nostri allenamenti e lascerei gli stessi soliti con Sessegnon, che è già un 73, però vorrei farlo crescere ancora, ci punto tantissimo su questo terzino. Prendono 2 A, Drommel e Gomes, quindi bravi loro. Robinson comunque prende 2 C e va benissimo così. Ok, ci arriva un'offerta per Odoi, ma non sono intenzionato a darlo perché è il nostro altro terzino destro insieme a Fredericks, quindi non lo darei anche per 1.800.000. Penso valga pure di più di 1.800.000. Comunque guardiamo, vale proprio 1.800.000. 29 anni, lo so, però Odoi non lo voglio cedere perché per il momento abbiamo solo 2 terzini, quindi non è proprio lui che vorrei cedere piuttosto un'ala sinistra, quindi uno tra Mollo e Chebano molto probabilmente se ne andrà. Io rifiuto l'offerta per Odoi e vado avanti. Ragazzi, io Tom Carney non ve lo do, mi potete offrire anche 50 milioni, ma non ve lo do Tom Carney, rifiuta, il capitano non se ne va. Ok, con il Middlesbrough voglio provare Gomes, questa volta trequartista, Carney, De Jong sulle mezzali, Chebano, Kluivert, Fonte, il nostro tiro d'attacco e se segnato a Zebe, Kalash, Fredericks davanti a Drommel. Per Middlesbrough dobbiamo vincere perché è importante mantenere il passo per il campionato, vi ricordo che siamo secondi in campionato ed è per il momento un ottimo risultato, però dobbiamo, ragazzi, arrivare tra le prime 2 per soddisfare la dirigenza ma anche per essere sicuri della Premier League il prossimo anno. Buono qui il pitante per Gomes. Gomes può andare, c'è Fonte che si è inserito benissimo. Fonte se la sposta sul destro. Fonte col tiro fuori. Peccato. Vicinissimo all'1-0. Buono qui Gomes per Fonte. Fonte a cercare Chebano. Chebano va indietro a cercare De Jong. De Jong per Gomes. Gomes scarica al destro la parata del portiere e poi Chebano la tocca. Ma non lo deve toccare, sei in fuorigioco. No, oddio Drommel. Che portierone Drommel, questo è stato pericoloso. Middlesbrough è pericoloso. Dobbiamo farci ritrovare disattenti in difesa. Qui ancora un passaggio in mezzo, riusciamo a recuperare. Ma che fatica. Buona però la ripartenza, l'azione è perfetta. Gomes può andare per Kluivert, ottimo il filtrante. Kluivert, c'è Fonte in mezzo, prova a servirlo forte. Finisce qua il primo tempo sullo 0-0, il risultato che ci sta, il Middlesbrough si è preso pericoloso, ci siamo resi pericolosi anche noi. Una bella partita, però dobbiamo portarcela a casa, quindi forza Fulham. Non me l'aspettavo mai, questo gol del Middlesbrough, che botta ha tirato qua. Assurdo, non so nemmeno chi sia, ma qui Drommel era impossibile da prendere, l'ha buttato proprio nel set. Chi è sto qua? Leadbeater, ma chi cavolo sei? No, brutta palla persa, ma recuperata bene. Tom Davis appena entrato vuole dialogare con Kluivert. Ancora palla Tom Davis, bravissimo qua. Se ne va Tom Davis, può andarsene in mezzo. Tom Davis, il passaggio in mezzo, buona la respinta e c'è il gol. L'1-1, non so di chi, non ce lo fa vedere nemmeno. Questo sia Kalash, tra l'altro, perché è biondo e alto e quindi dovrebbe essere Kalash. E qui bravo Kalash, credo, a fare l'1-1. No, è De Jong, ragazzi, è De Jong, non è Kalash. Attenzione qui a Middlesbrough che non ci sta a pareggiare, vuole ritornare in vantaggio. Noi non glielo permetteremo. Adama, attenzione, veloce. La chiusura di Tuan Zebe, ancora Adama però vince il rimpallo. Ancora Tuan Zebe sulla palla, non molla. Bravissimo Kluivert in chiusura, anche in difesa. E riparte ancora Tom Davis, scatenato. Entra e semina il panico ancora. Palla per Fonte. Fonte prova a entrare dentro. Fonte, il tiro è debole. Non ce la faceva più. A 2 dalla fine, potevamo andare addirittura in vantaggio. Che partita. Attenzione qui Adama. Adama punta la difesa. Cambia fascia, ma c'è Drommel. Prova forse a far ripartire l'azione. No. L'arbitro dice che può chiudersi qua la partita all'1-1. A me va benissimo perché il Middlesbrough si è reso pericoloso più volte. E è una partita equilibrata alla fine. Abbiamo fatto qualche tiro in più noi, però ci sta il pareggio anche perché loro hanno fatto molto più possesso palla. Devo dire che sono contento comunque di questo Fulham. Secondo me può fare e continuare a fare bene in FA Championship. Non so se è pronto per la Premier League ovviamente, però stiamo creando la base per un'ottima squadra. Cala tantissimo la valutazione, probabilmente perché siamo
calati abbastanza di posizione. Eravamo secondi e siamo terzi. No, in realtà no, siamo a 4 punti dalla prima posizione. Il Middlesbrough era decimo, cioè è decimo a 41 punti, solo 9 da noi, quindi non è così distante, però ha un'ottima squadra. Facciamo gli ultimi allenamenti per oggi e poi ci salutiamo. Ovviamente finché non vendiamo qui la valutazione continuerà a scendere, o arriviamo primi eccetera e quindi non ci mandano via, se no rischiamo anche le... spero di no, ovviamente. Andiamo a vedere un pochino. Robinson sale nonostante una F, ma prende anche una A. Sale a 54 il nostro giovane Robinson. Quindi il primo obiettivo completato è raggiungere i 16esimi finali, quindi non ci saranno più problemi per l'FK, potremmo anche simularla, anche se vorrei andare avanti per prendere un pochino più soldi. E poi dovremmo ancora ingaggiare un altro giovane oltre a Robinson e fargli giocare per 10 partite, anche se Robinson già ne sta giocando abbastanza. Continuare con le partite in casa con l'85% di spettatori e conquistare la commissione diretta, quindi arrivare tra le prime due. Le finanze, ragazzi, sarà tosta, però noi ci proviamo. Quindi avanziamo gli ultimi giorni e poi chiudo qua l'episodio. Arrivano anche un'offerta per IT, ragazzi. Quindi andiamo sui 4 milioni secchi, direi. Sì, dai, 4 milioni secchi e sentiamo cosa dicono. 4 milioni secchi per me è una buona offerta, perché non è eccessiva. Ha 29 anni, quindi insomma non è troppo vecchio. Veniamoci incontro, 3 milioni e 6, già un'ottima offerta, però io controllerei. La rivendita non lo so, non mi interessa, però proverei 3,8. Vabbè, mettiamolo una clausola per la rivendita del 10%, magari ci guadagniamo qualcosina in più, non si sa mai. Guardiamo se accettano. No, dai, ma... come è troppo alta, ma non abbiamo aggiunto niente di che. Vabbè, non se ne sono incazzati per la rivendita. Vabbè, non ho ben capito. Ragazzi, io non li capisco sti qua. Allora, Button si era detto che dobbiamo rifiutare. Assolutamente. Humphries andiamo a trattare pure lui, perché sono 340.000 euro, sono un po' pochini. Però proviamo a fare cassa anche con i nostri giovani. Facciamo una nuova offerta per il cartellino. Facciamo 450.000 euro e chiudiamola qua. È una buona offerta, comunque è giovane, è un 60. Affare fatto, perfetto. Vedi, questo Sendai è stato abbastanza chiaro, subito affare fatto. Speriamo se ne vada, che raggiungano l'accordo. E quindi adesso possiamo definitivamente chiudere l'episodio. Nel prossimo episodio faccio vedere, giocheremo due partite. La prima contro il Barton Brewers e l'altra non mi ricordo, ma adesso la vediamo nel calendario, è contro il Barnsley. Abbiamo anche la partita di FA Cup contro il Bristol, che però penso di simulare, non lo so, o simulo un'altra di campionato, insomma decideremo nel prossimo episodio. Anzi, fatemelo sapere anche qua nei commenti, commentate con dei giocatori, con chi volete che io venda praticamente, tra Aite, Kebano e Mollo, anche se io penso che andrò a vendere per l'offerta che mi arriverà prima, anche l'offerta migliore ovviamente. Peccato che sia saltata la trattativa per te, però proveremo a rifarci nel prossimo episodio. Vi saluto, lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, cerchiamo di raggiungere 150 mi piace come sempre, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Towards the edge of the box, a little step over, touches it for Tom Kearney under the left foot. Yeah!